Tragedia per la Folgore, un paracadutista di stanza a Siena è morto durante un'esercitazione. Cambio della guardia in fortezza, eventi estivi affidati a Wonderland. Terzo polo al capolinea, esperienza senese pioniera delle vicende nazionali. 100 canti a palazzo, la maratona dantesca torna a Siena, coinvolti anche i detenuti. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera e benvenuti al TG 91. Apriamo con la cronaca e parliamo di un tragico incidente che ha scosso il corpo dei paracadutisti della Folgore. Un militare di 49 anni di stanza a Siena, originario del sud Italia, è tragicamente deceduto ad Orentano durante un lancio di addestramento con il paracadute. Ce ne parla Lorenzo Agnelli. Una tragedia scuote il corpo dei paracadutisti della Folgore del 186esimo Reggimento di Siena. Un militare di 49 anni, il sergente maggiore paracadutista Gianluca Spina, di stanza Siena e originario di Cosenza, è tragicamente deceduto ad Orentano, nel comune di Castelfranco di Sotto, nella provincia di Pisa, durante un lancio di addestramento nel corso di un'esercitazione. Il maggiore Spina si era lanciato in caduta libera, il paracadute si sarebbe regolarmente aperto, secondo le prime testimonianze raccolte. Poi però qualcosa è andato storto, l'uomo ha sbattuto a terra in modo molto violento da non lasciargli scampo. Il militare sarebbe precipitato a terra da un'altezza considerevole in un giardino di un'abitazione privata. Inutili sono stati tutti i soccorsi. Sul posto carabinieri, sanitari e il sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti, incredulo per l'accaduto. Sicuramente è una tragedia, ovviamente le autorità accerteranno cosa è successo, la dinamica, il fatto che persona ha perso la vita in queste circostanze è un evento assolutamente drammatico. Mi colpisce perché riguarda il nostro territorio, mi colpisce perché riguarda un'appartenenza a un'istituzione qual è quella militare, mi colpisce perché era una persona che stava facendo il suo lavoro poi in buona sostanza. Questo è un fatto che sicuramente lascia il segno e poi in questa modalità ancora così tragicamente incredibile. L'area è stata sequestrata dai carabinieri per tutti gli accertamenti, da ricostruire quanto successo, si ipotizza o un problema tecnico in quota o più probabilmente un malore improvviso. Il paracadute infatti si era aperto regolarmente e testimoni oculari parlano di un fuoricampo. Tra le ipotesi più accreditate c'è quella del malore durante la discesa avvenuto solo dopo l'apertura della velatura, condizione che avrebbe impedito di manovrare regolarmente il paracadute fino a terra, facendo piombare lo sfortunato militare nel territorio al di là della Bientinese, nel territorio di Castelfranco di Sotto, a chilometri d'Altopascio, luogo dove si trova l'area di esercitazione. Cambiamo argomento, l'estate della Fortezza Senese non sarà gestita dall'associazione Propositivo, ma dalla società Wonderland. A deciderlo è stato il Comune di Siena tramite un bando. Filippo Meiattini. Cambio della guardia in fortezza. Dopo 4 anni non sarà l'associazione Propositivo a gestire quegli spazi per gli eventi estivi che partiranno dal 1 giugno per terminare ad inizio ottobre. Tramite un bando il Comune di Siena ha assegnato questo incarico alla Wonderland SRL, cioè la società che gestisce il Papillon di Monteroni d'Arbia, il cui presidente del consiglio di amministrazione è Francesco Minucci. Il programma è in fase di definizione, ma l'idea su cui si basa la direzione artistica è chiara. La direzione artistica sarà quella di coinvolgere tantissime realtà locali, perché poi alla fine Siena e il suo territorio hanno tanto da dimostrare anche agli occhi di chi vede un salotto come la Fortezza, il tutto contornato da personaggi di richiamo nazionale o anche internazionale. Ci saranno personaggi che arriveranno dal mondo della scrittura e della letteratura, personaggi del campo musicale, personaggi nel campo della danza come anche del teatro. E già in fase progettuale abbiamo ricevuto tantissime adesioni da parte di associazioni che riguardano il mondo della danza, del teatro, della musica, dell'intrattenimento, dello sport, tutte realtà che coinvolgeremo a 360 gradi dentro la fortezza e siamo aperti a tutti. Cioè la fortezza per noi deve diventare uno spazio dove tutti realmente possono mostrarsi, quelli che sono i, fra virgolette, le cose belle di questa città, chi ha voglia di fare, noi siamo aperti ad accoglierli. Non mancheranno né gli eventi né i punti di ristoro previsti dal bando. Come da bando ci sono
La possibilità di inserire due luoghi di ristoro all'interno della fortezza è legato chiaramente agli eventi che verranno fatti e cercheremo di gestirli nel migliore dei modi, non facendo polemiche con nessuno, e ci auguriamo che ci sia la collaborazione da parte di tutti. Parliamo di politica. Se a livello nazionale il progetto del terzo polo tra Italia Viva e Azione sembra definitivamente superato, a livello locale è già stata sancita da settimane un'esperienza che vede queste due realtà separate. Siena dunque sembra in qualche modo abbia anticipato le sorti nazionali. Lorenzo Agnelli. È finita, tra attacchi incrociati sui social e riunioni concluse con nulla di fatto, l'avventura politica del mai nato terzo polo, unione tra Italia Viva e Azione. Forse troppi personalismi o regole di ingaggio frettolose non chiarite fin dall'inizio. Poco importa, quello che è chiaro è che si tratta di un'alleanza che a Siena di fatto non è mai stata messa a terra, tanto da presentarsi avversaria alle prossime elezioni amministrative. Un'esperienza, quella senese e non solo, che a questo punto si è rivelata pioniera per questo terzo polo mai nato e che mai nascerà. La mia sensazione è che sia successo a livello nazionale un po' quel che si è verificato a livello locale. Anche a Siena noi avevamo degli interlocutori, un po' come a livello nazionale Calenda, che ha al tavolo dei rappresentanti di Italia Viva che poi non decidevano perché decide Renzi. A Siena stessa cosa, noi ci riunivamo con gli esponenti locali di Italia Viva, i quali però fondamentalmente non potevano decidere nulla perché dovevano aspettare che Stefano Scaramelli gli dicesse cosa fare sostanzialmente. Diciamo, hanno fatto Calenda la rana e Renzi lo scorpione. Calenda c'aveva i voti, si è caricato Renzi che i voti non ce l'ha, poi Renzi a un certo punto non ha resistito alla tentazione di pungere, perché è nella sua natura, questo è Renzi. Diciamo che i renzini sul territorio, a mio avviso, ne hanno assimilato molti difetti di Renzi, senza averne i pregi almeno della visione politica. L'idillio di qualche mese fa è ormai lontano anni luce, il partito unico non ci sarà e sarà difficile tornare a riunirsi ad un tavolo anche a livello locale. In ballo, oltre al probabile ballottaggio di Siena, nel 2024 ci saranno le elezioni europee e 29 comuni della provincia che dovranno rinnovare gli organi di governo. Per quel duplice appuntamento gli animi si saranno placati, ma visto il clima rovente di oggi, quella che si prospetta sarà sì una pace, ma senza dubbio armata. Credo che il consenso elettorale raccolto nelle ultime elezioni dimostra che c'è un'area, c'è un movimento, c'è un sentimento diffuso di persone che vogliono avere e sognare un progetto alternativo. Va fatto sognare, va prodotto. È un po' il progetto che abbiamo fatto anche sulla città di Siena. Quando noi l'abbiamo definito destinazione terzo polo, voleva essere un percorso, non voleva circoscrivere in un simbolo di un partito. È la dimostrazione che allargandoti a esperienze civiche, allargandoti a esperienze liberali, mettendo insieme elementi democratici e popolari, si può dar vita a un movimento. E io credo questo sarà il percorso da fare da qui alle europee. Quindi un progetto molto più ampio, che non è un partito unico a questo punto, ma che rimane un movimento molto più ampio dove ciascuno si può riconoscere con la propria autonomia, con i propri partiti, con i propri sentimenti, con le proprie storie e con le proprie caratteristiche. Argomento scottante quello dei diritti dei bambini delle coppie omogenitoriali. Ne ha parlato ai nostri microfoni Natascia Maesi, presidente nazionale Arcigay, che ha sottolineato la risposta della provincia di Siena contro la tanto criticata disposizione del ministro Piantedosi. Viola Carignani. È una battaglia di civiltà, è una battaglia che dobbiamo avere il coraggio di sottrarre alle strumentalizzazioni ideologiche a cui stiamo assistendo. Natascia Maesi, presidente nazionale dell'Arcigay, interviene su uno degli argomenti più caldi di queste settimane, i bambini delle coppie omogenitoriali. Il tutto è arrivato alla ribalta delle cronache per le vicende di Milano, dove il sindaco è stato costretto ad interrompere le registrazioni dei figli nati da coppie omogenitoriali in Italia. Ai comuni è arrivata infatti una circolare del Ministero dell'Interno che mette uno stop alla registrazione. Il territorio senese però ha risposto subito con una presa di posizione molto forte. C'è stata una mobilitazione da parte della provincia, come dicevi tu, i comuni della rete Redi, cioè i comuni che hanno aderito alla rete delle amministrazioni impegnate contro le discriminazioni, si sono immediatamente attivati, hanno intanto sottoscritto appena uscito l'appello delle famiglie arcobaleno ai sindaci e alle sindache e poi hanno
mobilitato in prima persona le sindache, i sindaci sul territorio. C'è stata una presa di parola molto forte, un comunicato che ha impegnato queste amministrazioni a fare il loro dovere, cioè a trascrivere gli atti qualora si presenti l'occasione di farlo, quindi di disobbedire civilmente, diciamo, ad una legge ingiusta. Ma quante sono in Italia le realtà familiari di questo genere? Ma noi stimiamo solo quelle che riusciamo ad intercettare attraverso il nostro attivismo. Questo è un dato che mi piace molto fornire, nel senso, noi siamo al corrente di quali sono le realtà familiari che si iscrivono a Famiglie Arcobaleno, a Rete Genitori Rainbow, cioè alle associazioni che in qualche modo si occupano di diritti di queste persone e di queste famiglie. Ma c'è un arcipelago di coppie e di famiglie che non fanno attivismo e che però hanno fatto ricorso a queste tecniche per riuscire ad avere la loro dimensione familiare. E quindi esiste un sommerso che non siamo in grado nemmeno di misurare, di censire, che anche quello va tutelato. Nel prossimo fine settimana torna Ondeon al Teatro dei Rozzi, lo spettacolo per i bambini delle contrade che torna dopo una lunga assenza dovuta al Covid. Ondeon che tra l'altro verrà poi analizzato all'interno di Aspettando il Palio questa sera, quindi in questo servizio vediamo una piccola anticipazione. Veronica Costa. Torna Ondeon dopo una lunga assenza a causa della pandemia. La 24esima edizione dello spettacolo, che vede protagonisti bambini delle contrade, sarà in scena al Teatro dei Rozzi sabato 15 e domenica 16 aprile. In questi giorni i bambini sono a teatro per le prove dello spettacolo. Un bellissimo ritorno, un bellissimo da parte dei bambini, perché è un'esperienza bella, fa conoscere anche il teatro ai bambini, è un modo per iniziare ad approcciarsi. L'anno, perché viene fatto un anno sì, un anno no, quindi l'anno che è saltato è un peccato, anche perché comunque sono bambini, quindi poi crescendo qualcuno non avrà l'occasione di farlo, e bene che questa occasione riparta subito, appena è stato possibile siamo subito ripartiti on Ondeon, perché è veramente una bella esperienza per i bambini, per gli adulti è un modo, è molto aggregante, quindi una bella esperienza. Grosse variazioni non ci sono, un format che va avanti dal 1978, 24esima edizione, quindi oramai diciamo che si procede in questo modo e così va avanti e va bene. I bambini ci sono piano piano, insomma le regole sono cambiate, quindi un pochino purtroppo a teatro c'è il numero contingentato, però lo stesso si riesce a far partecipare tutti. E quindi diciamo che grosse novità non ci sono. Novità è per tutti i bambini, perché per tanti è la prima volta, o comunque quando cambia l'età è sempre vissuto come un'esperienza diversa. Voltiamo pagina, il diacono Angelo Donzello verrà ordinato sacerdote. A Siena non succedeva da molti anni, un momento quindi molto atteso per la comunità ecclesiastica del territorio. Veronica Costa. Ha 35 anni ed è originario di Ragusa, Don Angelo Donzello, che riceverà sabato l'ordinazione sacerdotale nella cattedrale di Siena. Un momento molto atteso che non avviene nel territorio da alcuni anni. Diciamo, dopo di me in seminario al momento non c'è nessuno, e quello prima di me è stato ordinato anche 7-8 anni fa, quindi diciamo per il momento abbiamo questi tempi, no, di intervallo tra un sacerdote e l'altro. A Siena dal 2006, dove è arrivato per studiare ingegneria all'università e adesso professore di religione, ci ha raccontato come è nato il suo percorso di vocazione e la volontà di avvicinare i giovani alla Chiesa. È stato un cammino, no? Comunque c'è stato un momento in cui sono passato da una fede, possiamo dire, tradizionale, no? Per tradizione, no? Perché magari la famiglia appunto mi incentivava quando ero giù ad andare in chiesa, a una fede diciamo più personale, più vissuta, più che altro a livello universitario, no? Stavo attraversando un periodo molto difficile in cui non riuscivo ad andare avanti con gli studi, però poi diciamo la vocazione l'ho scoperta 4-5 anni dopo. Allora, diciamo che purtroppo ancora non abbiamo una formula che funzioni, forse, no? Non l'abbiamo trovata. Io, tra l'altro, quest'anno, da settembre, sto insegnando in un liceo a Colle Valdelsa, liceo Volta, liceo scientifico, e devo dire che in qualche modo la mia presenza, no?
mi definisco anche un ragazzo che sa in qualche modo ascoltare e aspettare, quindi forse questa posizione, no, di ascolto fa sì che i giovani in qualche modo percepiscano che c'è una Chiesa forse diversa da come l'hanno vissuta fino a questo momento. E tra l'altro molti di questi ragazzi sabato saranno presenti. Domenica celebrerà la messa nella chiesa di San Vigilio, poi tornerà nella chiesa di San Giuseppe a Poggibonsi, dove si trova attualmente. Torna a Siena la maratona dantesca per la terza edizione. Quest'anno i canti riecheggeranno all'interno dei luoghi simbolo della città. Filippo Meiattini. I 363 cantori e cantrici ad oggi che hanno raccolto questa sfida di utilizzare Dante e proporre attraverso le parole di Dante un pezzo della propria umanità, un pezzo della propria storia e delle proprie esperienze. I 100 canti della Divina Commedia tornano a Siena per la terza edizione della Maratona Dantesca che si terrà domenica 16 aprile. Quest'anno i cantori e le cantrici non si esibiranno per le vie cittadine come nella passata edizione, ma in dei luoghi simbolo della città di Siena. Abbiamo scelto spazi al chiuso perché la stagione, come dire, ci obbliga a stare cauti. Devo dire che siamo stati molto fortunati perché il comune ci ha permesso di costruire l'evento all'interno del palazzo pubblico in questi tre luoghi meravigliosi. I magazzini del sale per l'inferno, tra l'altro c'è una mostra bellissima di Emanuele Giannelli che sarà veramente cornice e noi saremo cornice alla mostra, quindi sarà molto interessante. La sala della maestà per il purgatorio e la loggia dei nove per il paradiso. Chiaramente la salita verso il paradiso è, come dire, è quasi la palissiana. Anche l'Università di Siena sarà coinvolta nell'evento. Al Palazzo del Rettorato suonerà la banda alla ginestra di Poggibonsi e saranno trasmessi sugli schermi per tutta la durata dell'evento dei video realizzati per l'occasione, in cui il rettore Roberto Di Pietra e gli studenti e le studentesse dell'università e i detenuti della Casa Circondariale di Siena e della Casa di Reclusione di San Gimignano leggeranno i canti della Divina Commedia. I detenuti che sono iscritti da noi hanno immediatamente aderito all'invito a proporsi o ad esporsi nell'impegno della lettura del canto. Ovviamente nella casa circondariale di Santo Spirito Ugo Giulio Lurini sta organizzando una modalità diversa, essendo una casa che ha delle regole di accesso più semplici, se si vuole. Nella casa di reclusione di Ranza al San Gimignano invece, non essendo possibile far entrare il pubblico e non essendo possibile autorizzare i detenuti ad uscire a raggiungere il centro, si è optato per la mediazione della videoregistrazione, che è già di per sé una piccola conquista perché le telecamere sono assolutamente bandite dall'interno delle case di reclusione. Il commercio in Toscana mostra ancora la grande forza della piccola e piccolissima impresa e l'importanza di queste realtà per il tessuto economico e sociale di tanti centri. È quanto risulta dall'indagine IRPET sul settore. Ce ne parla Lorenzo Agnelli. I numeri del commercio in Toscana registrano luci ed ombre, come illustrato dall'indagine curata da IRPET. Il rapporto sottolinea ancora la grande forza della piccola e piccolissima impresa, dei cosiddetti negozi di vicinato e del commercio di relazione. Un settore rilevante per l'economia toscana che pesa per il 9% in termini di addetti, per l'8% sul monte salari e che soprattutto contribuisce a mantenere e rafforzare il tessuto economico e sociale di tante realtà grazie alla sua presenza diffusa e capillare. La Toscana risulta ancora oggi la regione con il più alto numero di imprese e di negozi di vicinato, per cui per noi il commercio è ancora un commercio di relazione, questo è il punto di forza, naturalmente con tutte le debolezze che questo porta con sé, la piccola dimensione, la fragilità, le condizioni difficili, perché comunque negli ultimi 10 anni il numero delle imprese è crollato il 17%, il 25% addirittura nell'area interna, quindi luce ed ombre, ma un sistema che ha saputo reggere agli urti più rilevanti, sia della trasformazione sia del Covid. Il piccolo esercizio diffuso sul territorio, in molti casi strettamente collegato ai flussi turistici, svolge una funzione sociale determinante, ma serve individuare anche le sfide per il futuro, a partire dall'affermazione del commercio digitale fino alla necessità di fare rete ed unirsi per riuscire a restare competitivi. Una forza resiliente anche ad una prossimità digitale, mettendo insieme sia la vicinanza fisica che la capacità di svolgere dei servizi digitali. Questo forse è il modo
più innovativo di interpretare la missione del commercio ravvicinato di qui in avanti, perché evidentemente su alcuni settori, immagino quello alimentare dove si è subito la maggiore contrazione, o da altri, sia difficile tenere il passo, ma il nostro settore, che vale comunque il 10% dell'economia intera, ha dimostrato di reggere a questi grandi urti. Ciclo di conferenze sul Novecento e in particolare sul ventennio fascista a Colle Valdelsa. L'assessora all'istruzione Serena Cortecci ha voluto fortemente questa iniziativa per educare contro i totalitarismi. Il tema di questi incontri è stato la nascita e lo sviluppo del fascismo, quindi diciamo tutti incontri con autori e presentazioni di libri, ma direi soprattutto dialoghi e confronti appunto sul tema dei totalitarismi, con particolare attenzione al fascismo. Un ciclo di incontri sulla storia del Novecento e in particolare sul fascismo. È questa l'iniziativa portata avanti dall'assessora all'istruzione di Colle Valdelsa, Serena Cortecci, insieme alla Biblioteca Comunale Braccagni, il Teatro del Popolo e la Libreria Martinella. Gli appuntamenti vedono protagonisti scrittori accademici e docenti universitari esperti in materia. L'idea appunto era quella di creare proprio un ciclo che avesse una sua continuità nella tematica e nell'affrontarla da punti di vista anche diversi, e questo diciamo che ha dato anche dei risultati positivi in termini di partecipazione, e quindi vuol dire che c'è anche bisogno di proposte culturali di questo tipo che ci aiutano a tutte anche ad una riflessione collettiva su temi che ci accomunano, e per questo l'idea anche di proseguire affrontando altri momenti storici. I prossimi incontri si terranno il 15 e il 28 aprile presso il Teatro del Popolo. Restiamo a Colle Valdelsa. Il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Stefano Nardi annuncia la realizzazione del nuovo allestimento del Museo del Cristallo. Consegnato il cantiere dei lavori per la realizzazione del nuovo allestimento del Museo del Cristallo. L'intervento prende il via dopo la fine dei lavori di ampliamento, ristrutturazione e revisione strutturale e impiantistica. Il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Stefano Nardi ha sottolineato: abbiamo ritenuto fin da subito che fosse necessario, a completamento dell'opera, aggiornare anche questa parte, ai fini di creare un'esperienza di visita al passo con i tempi, che valorizzi quello che di fatto è un museo unico nel suo genere, molto apprezzato dai turisti e importantissimo per la città a livello identitario. D'altronde, il Museo del Cristallo, oltre che essere un'attrazione per i visitatori, racconta una storia importante e una realtà altamente rappresentativa della città a livello identitario e sociale. Per questo motivo il nuovo percorso museale, oltre a valorizzare al meglio la straordinaria collezione, metterà in scena come protagonisti tutti gli aspetti legati al territorio e al tessuto sociale, creando un legame ancora più forte con la città di Colle Valdelsa. Ci spostiamo a Chianciano, nuovo rinvio per il concordato di fallimento delle terme di Chianciano. Al momento il 19 aprile potrebbe essere quello della svolta. Francesca Campanelli. Stavolta non dovrebbero esserci colpi di scena. Pochissimi giorni dal 19 aprile, infatti, non è arrivato nessun rinvio del concordato di fallimento in continuità per Terme di Chianciano. Fonti istituzionali ci fanno sapere che il delicatissimo passaggio finalmente si farà e che dall'assemblea dei creditori dovrebbe arrivare l'ok, salvo ripensamenti che sarebbero davvero clamorosi, ma la vicenda delle Terme di Chianciano, come è noto, ci ha abituati purtroppo a tutto. Le aspettative sono comunque positive ed un rasserenamento nella comunità lo hanno favorito sicuramente le parole che per conto della regione toscana sono arrivate in esclusiva su NTI dall'assessore Cioffo più di una settimana fa. La riduzione del 90% del canone per gli anni 2020 e 2021 nei periodi in cui l'immobile è stato inutilizzato a causa del Covid, oppure se magari l'immobile è stato sempre aperto. L'altra formula è riduzione del canone in proporzione alla riduzione del fatturato. Dialogare e interloquire con INAIL per la cessione
ad un nuovo soggetto pubblico della parte centrale del patrimonio termale. La regione non ha alcuna intenzione di far cassa con Chianciano. Ciò che riceverà come corrispettivo del patrimonio conferito a INAIL resterà per Chianciano in progetti di riqualificazione. Andrea Biagianti è stato riconfermato alla guida del magistrato delle contrade di Montepulciano, ente che ogni anno organizza il bravio delle botti. Ce ne parla Simone Gianni. Le contrade di Montepulciano hanno scelto all'unanimità di eleggere per il secondo mandato Andrea Biagianti nella carica di reggitore del magistrato delle contrade di Montepulciano. L'obiettivo del nuovo mandato sarà consolidare la manifestazione, mantenere l'attenzione verso le contrade e soprattutto governare un ricambio ai vertici del magistrato, reggitore compreso. L'impegno assunto con le contrade è di avviare un confronto subito dopo il bravio per lavorare a un avvicendamento graduale. Per questo sia tra le cariche sia nel gruppo di lavoro, sempre aperto inclusivo, vi sono volti nuovi accanto a persone con esperienza. Ad affiancare Andrea Biagianti in questo percorso saranno dunque Matteo Maroni, confermato nel ruolo di vicario, e insieme a lui Francesco Baricci, che da responsabile degli spingitori assume il ruolo di vicario. Proseguirà il suo ruolo da cerimoniata Sara Tonini, mentre la nuova camerlenga sarà Teresa Chiucini. Irene Bettolini invece è confermata nel ruolo di notaia. Il primo mandato da reggitore di Biagianti è stato segnato dalla pandemia, ma con tenacia, insieme al suo gruppo di lavoro, non ha voluto far mancare, seppur organizzato con limitazioni, la storica manifestazione di Montepulciano, che oltre a un valore storico, religioso e promozionale per il territorio, è soprattutto simbolo di aggregazione e socialità. Durante l'ultimo triennio, la dirigenza del magistrato delle contrade ha ricevuto il finanziamento del Ministero della Cultura con oltre 50.000 euro per contributi ricevuti, un risultato significativo che ha permesso di mantenere alto il livello culturale e di fornire un sostegno alle contrade. E chiudiamo con lo sport. Il Siena prosegue la preparazione in vista della partita di sabato contro il Fiorenzuola. La squadra è tornata ad allenarsi all'indomani della penalizzazione di 2 punti inflitta alla Robur, che è costretta a cedere l'8ª posizione alla Lucchese. La vicenda ha ulteriormente incrementato i dubbi sul futuro societario. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, vi lascio alle previsioni del tempo come di consueto, poi alla replica dell'altra faccia con Cristian Lamorte, mentre alle 22.45, come preannunciato, torna Veronica Costa e il suo Aspettando il Palio. Alle 23.30 circa la replica del nostro TG. È veramente tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.